Sono gare particolari perché a differenza della massima serie sono partite secche, quindi abbiamo visto ritmi abbastanza blandi anche in Serie A. Mi aspetto partite del genere anche nei playoff, però ovviamente una squadra delle due deve portare i 3 punti a casa, quindi sicuramente non si potrà stare a attendere più di tanto. Quindi mi aspetto partite combattute fino all'ultimo e partite sicuramente imprevedibili. Ah, c'è tanta voglia, c'è tanta energia. Quando siamo stati a casa abbiamo comunque passato un brutto periodo tutti. Questo ci è servito per ritrovare un attimo la consapevolezza, la cattiveria, che comunque è stata una stagione travagliata, sicuramente, con degli alti e dei bassi. E in un modo o nell'altro l'obiettivo dei playoff l'abbiamo raggiunto e adesso c'è la voglia, soprattutto con partite secche, quindi imprevedibili, di cercare di arrivare più avanti possibile e dare del filo da torcere a proprio tutte le squadre, dal Bari alla decima classificata, tutte quante. Sia una squadra che l'altra da affrontare ai playoff, come ti dicevo prima, tutte sono imprevedibili. Ovviamente il doppio risultato in casa potrebbe darci una grande mano, ma la Francavilla è una squadra che, come abbiamo già visto nell'ultima partita in casa, ci ha dato molti problemi, quindi sicuramente guarderemo la partita e saremo già concentrati al playoff in qualunque squadra incontreremo.